Salve, allora devo alzare un po' la voce perché sto usando un nuovo metodo di acquisizione di video e quindi credo che l'audio ne risentirà. In ogni caso, spero apprezziate forse la migliore qualità se non altro video, nonostante rivediate di nuovo la mia brutta faccia. La mia intenzione con questo nuovo video era di andare subito al punto, che è, come probabilmente si intuirà dal titolo, una sorta di delirio matematico, quindi un viaggio apparentemente senza meta, senza timone, attraverso una serie di argomenti matematici sempre più difficili per arrivare a avere una sorta di quadro completo della situazione. L'argomento è un argomento che mi interessa molto, che è in poche parole la scomposizione di funzioni, ma questo vale anche per vettori, vale anche per altri oggetti matematici in una base di funzioni più semplici, quindi è una sorta di metodo matematico che permette di effettuare operazioni su funzioni o su altri oggetti effettuando una sorta di decomposizione. E per farlo devo effettuare un lungo percorso attraverso diversi regni, diciamo così, della matematica e partirò dai più semplici, quindi da quelli più intuitivi, per arrivare poi a quelli più astratti e più complessi. Però alla fine spero di darvi quantomeno, una global view, diciamo, un'immagine d'insieme, ecco. Allora, e devo fare una piccola premessa. Questo video segue un altro breve video che ho pubblicato in cui sostanzialmente lamentavo del il fatto che tendenzialmente la gente ignora la matematica, ha un basso livello di conoscenza matematica che si ferma forse alle scuole superiori, ma neppure, diciamo, non è neppure una conoscenza approfondita della matematica del liceo, che se fosse stata studiata adeguatamente, quantomeno fornirebbe degli strumenti abbastanza potenti. Invece credo che in generale lo studio della matematica sia abbastanza sottostimato, sottovalutato, quantomeno in Italia, e quindi purtroppo il livello medio di comprensione di questa materia bellissima è abbastanza basso. Ma adesso, senza indugiare oltre, andiamo a parlare dell'argomento. Allora, in questo video esplorerò diversi argomenti, diversi campi della matematica, e non entrerò nelle dimostrazioni precise di ogni singola verità, diciamo, di ogni singolo concetto che vi esporrò, però quantomeno cercherò di dare le definizioni precise per non deludere o perlomeno per non scontentare gli eventuali matematici che invece preferirebbero un certo rigore, dal momento che la matematica merita di essere trattata con giusto rispetto e quindi le definizioni quantomeno devono essere date per bene. Quindi ho aperto una serie di pagine di Wikipedia che mi forniranno le definizioni appunto di cui ho bisogno. Partirei dal concetto di spazio vettoriale. Ah, tra l'altro mi sono dotato di un potentissimo strumento quale una lavagna magnetica sul quale scriverò dei concetti, delle formule che mi servono per rendere tutto più chiaro. Allora, partiamo dal concetto di spazio vettoriale. Lo spazio vettoriale è qualcosa che già di per sé suona un po' strano. È un nome che forse a cui la gente non è abituata, però in senso pratico, diciamo, equivale semplicemente a una serie di vettori nello spazio. I vettori sono frecce, diciamo, sono elementi matematici che indicano una posizione nello spazio o perlomeno indicano una posizione in uno spazio, che non è necessariamente il nostro spazio fisico tridimensionale, ma può essere anche uno spazio astratto. Quindi adesso vi do la definizione precisa di spazio vettoriale, dopodiché vi darò una visione più intuitiva che potrete apprezzare di più. Allora, secondo definizione, lo spazio vettoriale è un insieme, è definito su un campo, vale a dire su un insieme di numeri, su un insieme numerico, ed è un insieme chiamato V, dotato di operazioni, queste operazioni che adesso vi vado a dire, che soddisfano certe proprietà. In particolare la somma, ovvero dati due elementi U e V, di questo spazio, la loro somma, indicata come U più V, è un vettore W doppio che appartiene allo spazio di partenza. Quindi sostanzialmente abbiamo uno spazio V definito su un campo K, abbiamo due elementi U e V che appartengono a V e abbiamo come prima proprietà che U più V è W doppio ancora appartenente a V. La seconda proprietà è che lo spazio rimane invariante, quindi un vettore rimane all'interno dello spazio se moltiplicato per una costante. Quindi
In altre parole, chiamiamo alfa v uguale v doppio, è ancora un elemento dello spazio. Quindi qualunque insieme di elementi matematici che verificano queste proprietà è uno spazio vettoriale. Come potete capire, è molto generale come definizione. Lo spazio vettoriale a cui siamo più abituati è lo spazio fisico, che di solito si indica con R, con a esponente un numero che può essere 2 o 3, a seconda che ci riferiamo per esempio al piano, piano geometrico a due dimensioni o allo spazio. Quindi, per esempio, questa è la notazione che si usa di solito, R2 o R3, e corrispondono sostanzialmente allo spazio geometrico a cui siamo abituati, cioè lo spazio dei vettori geometrici, ecco, una cosa di questo genere. Il numero di vettori che definiscono lo spazio, quindi che generano lo spazio, è la dimensione di questo spazio. Quindi, per esempio, R2 ha dimensione 2, R3 ha dimensione 3. Vista così è molto semplice, anche definire la somma di due vettori in questo spazio è molto semplice perché vale la regola del parallelogramma, di cui si sente molto spesso parlare in fisica. Ed è una cosa di questo genere, vale a dire se abbiamo un vettore U e un vettore V, la loro somma è data dalla diagonale del parallelogramma tracciato da questi due vettori. E la moltiplicazione per uno scalare ha il solo effetto di aumentare il modulo del vettore, quindi senza cambiarne l'orientazione. Quindi questo è un concetto molto intuitivo di spazio che può essere compreso da chiunque. Adesso penso che procederò a un montaggio di questo video perché l'argomento è molto complesso e richiede una serie di step, diciamo,